Cari amici di Calcio Napoli 1926, buonasera. Eccoci al nostro primo appuntamento di Il tempo di un caffè, perché mentre voi prendete un caffè, noi scambiamo quattro chiacchiere di calcio, come piace a noi, e lo facciamo con le persone che ci piacciono, come ovviamente il bomber Stefan Swok. Buonasera, Stefan. Buonasera, però purtroppo ti sento ancora male. Male, male, male. Abbiamo avuto problemi Sento, d'audio? riesco a capire pochissimo. Poco? Vediamo Sì. se dalla regia favolosa riusciamo a trovare una soluzione a quest'audio piuttosto fastidioso. Stefan, mi senti bene o male? Male. Male. 2020 appena trascorso. Uguale. Uguale? Vediamo. Dalla regia cerchiamo di fare miracoli in questo 2021. Cerchiamo di partire col piede. Stefano, com'è la situazione? Cambiata? Ok, Allora, adesso benissimo. perfetto. Allora stiamo partendo col piede giusto in questo 2021, visto che arriviamo da un 2020 difficilissimo e quindi non posso esimermi prima di parlare strettamente di calcio e quindi di parlare di quello che ci piace a noi. Come stai? Che non è una domanda mai banale in questi tempi. Io molto bene, perché insomma non ho ancora incontrato la minaccia del 2020, perciò direi bene, dai, bene sia io che i miei familiari, perciò sono contento e anche fortunato, tra virgolette, perché ormai È si vero. tratta anche di essere fortunati, perché è talmente, diciamo, grande la macchia che dei contagiati che, insomma, questo virus difficilmente lo puoi prevedere, puoi fare qualcosa per evitarlo, però insomma talmente tante le persone che l'hanno contratto che devi essere anche, oltre che bravo e rispettare certe cose, devi essere anche Anche fortunato. fortunato, sì, perché comunque direi che questo 2020 veramente ha cambiato le nostre priorità, quindi quando diciamo sto bene perché c'è la salute, forse ha un po' riordinato quei tasselli della vita e quindi ci ha fatto capire veramente i valori della vita e quanto sia preziosa e che bisogna anche essere un po' fortunati. Ci rilanciamo subito sul calcio, togliamo questa parentesi del 2020. Il Napoli parte nel 2021 benissimo, potremmo dire, con 4 gol al Cagliari, 4-1. Ci sta un po' abituando a questi 4 gol, però poi a volte c'ha qualche inciampo, qualche intoppo. Come hai visto questo Napoli, quello visto alla Sardegna Arena, ti chiedo subito. Beh, quello visto la Sardegna Arena è stato un Napoli senza difetti, no? Se non magari nell'occasione del gol. Però è un Napoli che qualche volta difetta di continuità. Sicuramente ha dei punti di picco, come trova il Cagliari, quarto gol a Roma, insomma, fa prestazioni importanti. E poi magari quando deve cercare di tenere la concentrazione massima nelle partite non facilissime si perde, no? Si perde Sì. e magari spreca quello che di buono ha costruito contro le grosse squadre, perché anche quando il Napoli, l'ultima sconfitta che ha fatto con l'Inter a San Siro, non meritava assolutamente di perdere, e quella dopo in casa invece ha perso Meritatamente, direi. meritatamente con una prestazione non bella. Sai, è una squadra che deve trovare quella continuità che serve per arrivare ai risultati importanti. E ti chiedo, tu hai trovato una spiegazione, una motivazione? Perché comunque c'è una Napoli intera, giornalisti, quindi non soltanto tifosi, che si chiedono questa discontinuità, da che cosa sia motivata? Perché abbiamo visto un Napoli splendida forma contro il Cagliari, quindi magari lì la motivazione effettivamente della prestazione, almeno quella contro il Torino, poteva essere giustificata da una forma fisica adesso ritrovata, lo stop. Dopo giocare ogni 3 giorni è difficile, ma il resto delle prestazioni, quindi questo essere altalenanti del Napoli, come può essere spiegato? Dov'è il nocciolo della questione? Ma sai, la differenza la fa sicuramente la mentalità delle squadre vincenti, la mentalità dei giocatori vincenti, no? È
è proprio quella continuità di risultati, quella continuità di prestazioni che le trovi anche quando giochi le partite che sembrano insignificanti, troppo facili per non poterle vincere, no? E invece se tu vai a vedere le squadre che negli anni hanno continuato a vincere, tipo la Juve, sì, sbaglia poco, sbaglia pochissimo. Proprio in questo campionato ti fa vedere che anche una squadra come la Juve, quando approccia partite non al massimo, facciamo esempio quella di Firenze, quella contro Fiorentina in casa che ha perso 3-0, cade clamorosamente. Però forse questa Juve però non è la Juve forse alla quale ci ha abituato sempre, è una Juve diversa. Infatti stiamo assistendo a un campionato, vuoi per il Covid, vuoi perché la Juventus deve ancora assestarsi, visto Pirlo, però non sembra la Juve di sempre. Che intorno alla Juve, però, anche dopo una sconfitta pesante come la sconfitta di 3-0 in casa con Fiorentina, non è successo quello che è successo a Napoli quando Napoli perde, no? A Napoli sì, si sa che si vive di grandissimo entusiasmo e di grandissima depressione, no? Non riusciamo ad avere un equilibrio che ti porta ad avere quei risultati, quella tranquillità che ti porta ad avere risultati. È anche vero che tante persone mi dicono: sì, la Juve è 9 anni che vince lo scudetto, anche se non lo vince per quest'anno, nessuno ci fa più caso. A Napoli, insomma, stiamo aspettando un po' di tempo. Ma dico, il Napoli per poter puntare a questo scudetto deve davvero incanelarsi tutto giusto, perché vedo squadre che sono più attrezzate, no? Due su tutte, l'Inter che è seconda dietro al Milan e la stessa Juventus che ci ha già fatto vedere che è in grado di recuperare anche 10 punti. Sì. Perciò queste sono squadre più attrezzate, l'Inter e la Juve. Le altre sono a livello del Napoli, se non sotto. Esatto, infatti io di questo ti chiedo, perché se ti dovessi dire che alla fine del campionato lo scudetto 2020-2021 finirà a Milano, tu che cosa mi rispondi? Che all'80% c'hai ragione. Cioè io vedo l'Inter favoritissima per vincere lo scudetto, perché è una squadra che c'ha dei campioni che hanno già vinto e c'ha un allenatore che ha già vinto sì, da allenatore. Perciò queste sono cose importanti per una squadra e sicuramente peseranno alla fine. Poi questa Juve in netto ritardo nei confronti delle milanesi fa sì che mettano Inter e Milan soprattutto, però l'Inter lo vedo proprio favorito nei confronti del Milan. E infatti poi io mi soffermo sul Milan, perché l'Inter e la Juventus parlano da sé i loro fatturati, e quindi che il Napoli si voglia avvicinare a Inter e Juventus sì, ma che possa sorpassarli vorrebbe dire che il calcio poi non è anche economia, ma lo è anche, i fatturati contano e contano e come. Ma perché il Milan sì e il Napoli no? Cosa ha il Napoli che manca, non in generale, quindi la classica domanda cosa manca al Napoli per lo scudetto, ma cosa manca per esempio al Napoli di essere quel Milan del 2020-2021? Ma avere un giocatore con una personalità forte come Ibrahimovic, diciamo che ha aiutato, no, il Milan a crescere in mentalità. Un giocatore che, non dimentichiamoci che in 6 partite aveva fatto, 6-7 partite aveva fatto 10 gol, mi sembra, sì, all'inizio campionato, perciò lui ha dato molta fiducia, ma poi sono cresciuti giocatori importanti, che sì, è venuto fuori dalla grandissima. Teo Hernandez è adesso il terzino più forte, secondo il mio punto di vista, il terzino senso più forte che c'è al mondo in questo momento è lui. Perciò sai che ha uno dei portieri, tra i 2-3 portieri più forti al mondo, che è Donnarumma. Perciò sai, se noi andiamo a vedere, ci sono delle realtà a Milano che non ci sono in questo momento a Napoli. Dici, nei singoli c'è la forza del Milan rispetto al Napoli? Eh sì, davanti uno forte come Ibrahimovic non ce l'hanno. Poi magari sai, il Milan fa 2 gol a partita. Sì. Perché se noi andiamo a vedere fa 2-3 gol a partita. Perciò è in un momento anche di fiducia, dove gira tutto bene, dove sì, la società ha trovato una sua dimensione. Il Milan sta tornando il Milan, non tanto diciamo in campo, ma fuori dal campo, perché sta ritrovando una società che lavora seriamente, che ha programmato, fortunatamente per loro hanno dato fiducia a una persona come Maldini, che nel calcio ne capisce e tanto, e lui ha saputo in questi 2-3 anni dare continuità
nella crescita, si è battuto per la riconferma di Pioli, anche se Pioli poi l'ha ottenuta sul campo perché ha avuto dei risultati importantissimi, sì. Però aver tenuto lo stesso allenatore che sapeva già confrontarsi con i giocatori lo conoscevano. Aveva un'idea, è ritornato post-Covid un altro Milan in sostanza. Senza riportare a Milano un allenatore nuovo come Ranić, che doveva. Che c'era tutto un progetto dietro, però. Però invece rifare. Sì, hanno creduto in Pioli, è vero. Io penso che la continuità sia la base di una società di calcio. E quindi ritornando in casa Napoli, un po' di continuità c'è perché l'anno solare di Gennaro Gattuso è finito, quindi un primo bilancio direi che si può fare. Quindi io ti chiedo un bilancio su Gattuso e ti chiedo addirittura di sbilanciarti con un voto. Ma dal mio punto di vista il lavoro di Gattuso buonissimo. Gli do 8 perché anche 8,5 perché ha portato a casa la Coppa Italia con una squadra che era messa veramente male a livello psicologico, a livello fisico. Il Napoli era proprio a terra, a terra, a terra. Lui l'ha saputo risollevare, ha dato delle regole ben precise. Non ci dimentichiamo che lui aveva preso Lozano, aveva preso altri giocatori, aveva messo fuori rosa. Sì. Non impiegava perché finché non si impegnavano nettamente negli allenamenti, per lui la cosa importante e fondamentale è dare delle regole per tutti uguali. Ha risollevato un giocatore secondo me importantissimo come il capitano. È vero, è stato un altro. Da quando è tornato Gattuso è stato un altro giocatore, perciò sicuramente tanti, tanti, ma tanti meriti, e per quello ti dico che 8,5 glielo posso dare tranquillamente. E quindi sei assolutamente pro per il rinnovo, è il tecnico giusto per Napoli? È il tecnico giusto per Napoli e per il Napoli, è un giocatore che vive le partite di pancia, no? Le vive come i tifosi, è uno che sì. La sente la partita, è molto caloroso, si fa trasportare, no? Perciò è un allenatore che secondo me va molto bene per la piazza di Napoli. Voglio aprire con te la parentesi attaccanti. Il primo sicuramente di cui parlo è quello più atteso, che devo dire ci sta facendo un po' penare, ne ha avuto un po' di ogni tra infortunio, quindi è stato fuori 2 mesi, è andato in Nigeria. Sono convinta che tu sappia la festa, la festicciola, i soldi, la polemica. Ti chiedo che posizione prendi al riguardo su Victor Osimhen, se sei clemente, se credi che appunto sia un ragazzo, che è una cosa che ci stia, oppure da un giocatore che è stato comprato per essere il perno del Napoli di Gattuso, non ci sta. Ma no, cioè sai, il ragazzo si è reso subito conto, no, di aver sbagliato, multare uno perché si ammala, penso che sia una brutta cosa. È logico che lui ha chiesto subito scusa, si è reso conto. Sai, l'importante non è quello di togliere soldi a una persona, perché se te gli togli i soldi e lui non ha capito l'errore che ha fatto, siamo da punto a capo. Forse chiaro. È meglio fargli capire che deve crescere sotto tutti i punti di vista, sia calcistici che fuori dal campo, no? C'era un allenatore mio che mi diceva: ai giocatori vecchi gli posso permettere tutto fuori dal campo e niente in campo. Osimhen è un giocatore che si può permettere tutto in campo ma niente fuori, perciò lui deve sapere che per diventare giocatore, per la sua crescita, è importante anche, importantissimo quello che lui fa fuori dal campo, perché vanno di pari passo. C'era sì. Solo che poteva fare quello che voleva fuori dal campo e in campo era sempre decisivo, purtroppo adesso non c'è più. Lui era l'unico giocatore. Penso che fosse anche l'unico a poter fare fuori quello che gli pareva e non avere un'incidenza sul campo, era un qualcosa di trascendentale quasi, cioè, vabbè, spiegabile. Non fa neanche parte della classifica dei calciatori, fa parte di altre classifiche, però ti dico, anche questi errori, anche queste cose fanno parte della crescita che dovrà avere Osimhen in questi anni. E parlando invece di un altro attaccante, Andrea Petagna, direi che ha avuto delle occasioni uniche, speriamo anche irripetibili, visto che è titolare inamovibile al momento, vista l'assenza sia di Victor Osimhen sia di Dries Mertens. Ti aspettavi di più da Andrea Petagna, oppure ha fatto il suo e sta facendo il suo?
Ma guarda, ti dico la verità, no? Di solito un giocatore, un attaccante, si aiuta sempre in base ai gol che fa, no? E sarà così per Petagna, sarà così per Osimhen, è stato così per Mertens. E devo dire che Petagna Quindi sei più duro. non è mai stato quello che ha fatto i 20 gol, no? Ha fatto 10, 12 gol, 15 gol. Però è un giocatore un po' diverso rispetto a Osimhen, un giocatore che ha altre caratteristiche, il Napoli deve cambiare un po', no? Il gioco. Se c'è Petagna davanti, è un attaccante che gli piace uscire anche dalla zona di attacco per venire dietro, per mandare anche creare spazi per i compagni di squadra. Non è il bomber che sta là fermo, gli piace muoversi, lo puoi trovare un po' dappertutto. Però sai, Petagna è un giocatore che a me non dispiace. Non dispiace, è un giocatore che dà innanzitutto sempre tutto, e io la penso in Sì. questo modo qua, no? Quando un giocatore dà tutto. Poi sia a Napoli lo hanno ritenuto valido per il Napoli e l'ha con merito, perciò sicuramente bisognerà aspettarlo, bisognerà fare in modo di sfruttare al massimo le sue caratteristiche. Ti parlo di un altro attaccante che ormai c'è un divorzio in atto totale, senza più poter tornare indietro, rottura ormai definitiva tra Milik e il Napoli. Ti chiedo se c'è un colpevole in questa storia. Ma non c'è un colpevole, sai, quando tu arrivi a un certo punto, Milik doveva essere ceduto, lui doveva andare via, aveva fatto il mese per la Roma, poi il prezzo era stato cambiato, e Milik voleva giocare titolare perché gli hanno dell'Europeo, voleva andare via, voleva andare alla Juve, e poi non si è messo d'accordo il Napoli, e, sai, il Napoli ha il contratto in mano del giocatore e il giocatore non può fare quello che vuole. È anche vero che a Napoli gli converrebbe cederlo adesso a Sì. gennaio, innanzitutto perché risparmierebbe dei soldi e poi perché tenersi un giocatore in casa così non vedo quale sia il guadagno. Intanto il Napoli ormai il giocatore l'ha perso. Sì, totalmente. Però sembra che ormai si sia andati oltre la questione economica, calcistica. Sembra un braccio di ferro quasi più di veramente di idee, di ideali della serie non vinci tu, non vince il tuo procuratore e te rispetto a me De Laurentiis società. Ma sai, tu lo sai quando vai allo scontro con De Laurentiis, poi il presidente ne fa quasi una questione personale, no? Non è Personale, uno, sì. non è mai uno che abbassa la testa, perciò sai, spuntarla con lui in questo modo qua c'è solo da rimetterci, perché lui ci rimetterà dei soldi, però Milik rischia qualcosa di più, perché se non gioca arriverà l'Europeo che non è in forma, verrà convocato perché non è che sono tantissimi Sì. attaccanti in Polonia. Siamo Lewandowski, poi sono finiti. Perciò io penso che sia interesse di tutti al Napoli economico, che ormai non prenderà più niente, però potrà risparmiare sul contratto, e il giocatore che si dovrà accontentare, perché se vorrà giocare, avere dei minuti nelle gambe, presentarsi all'Europeo in condizioni decenti, deve giocare da qualche parte. Ti faccio l'ultima domanda e poi ti lascio. Ci affacciamo alla gara contro lo Spezia. Ti chiedo se è una partita quasi che per il Napoli non dovrebbe contare perché la classifica parla da sé, i valori tecnici dei singoli parlano da sé, oppure come tutte le altre una partita da giocare perché lo Spezia gioca. Di certo non si mette tutto dietro alla linea del pallone, ma anzi gioca e gioca e come. Ma guarda, non ci dimentichiamo che una delle ultime partite fatte in casa con Napoli è stata contro il Torino, che era l'ultimo in classifica. E non penso che se la sia vista tanto bene, no? Ha pareggiato al 90esimo, perciò Infatti l'ho pensato quando molti sicuramente. dicono lo Spezia, il Cagliari è il Cagliari. In realtà poi No, non ci col sono. Torino che era in un tunnel nero, in realtà poi non abbiamo fatto risultato. Sono partite facili e devo dirti che lo Spezia è una squadra che gioca molto bene al calcio, è una squadra che pensa a un calcio positivo, è una squadra che verrà sicuramente a giocare la sua partita, perché non è nella mentalità dello Spezia mettersi dietro e aspettare lui. Ha un No, allenatore che ha una mentalità molto ma molto vincente, non ci dimentichiamo che l'allenatore dello Spezia ha vinto 3 campionati negli ultimi 3 anni. E devo dirvi una cosa, che quando Spezia pareggia è un pareggio dovuto a una conseguente non vittoria, non di una non sconfitta.
perché loro cercano sempre di poter giocare. Poi è logico che il Napoli è nettamente più lo Spezia, ma se pensano di andare in campo e prendere un posto gamba, avremo delle brutte sorprese. Eh sì, in effetti, anche perché poi anche i singoli, in Zola comunque è uscito, penso a Gudelo, comunque Pobega, comunque sono dei giocatori che stanno facendo vedere che il calcio lo sanno giocare. E direi che è la sorpresa, perché forse del Benevento ce l'aspettavamo di più, dello Spezia meno. Sai, quando tu hai delle squadre che vengono su dalla Serie B, le dai all'80% come retrocesse, no? Retrocesse, sì. C'è molta differenza da BA, però ormai negli ultimi anni la mentalità di tutte le squadre è quella di giocarsela e di poter anche vincere, no? Rispetto a tanti anni fa, quando la squadra piccola andava a incontrare quella grande, c'era un po' di timore, si chiudeva tutto. Invece adesso hanno visto che hai più possibilità di tornare a casa con qualcosa, con qualche punto in tasca se te la giochi. È logico che lo Spezia non è che potrà andare avanti tutti quanti e lasciare lo spazio dietro al Napoli, se no davvero viene a casa con tanti gol nella cesta. Però trovare l'equilibrio e potertela giocare e volerla giocare per... con una prestazione positiva, no? Dovesse fare più positiva, anche se dovesse perdere, la mentalità rimane quella. Invece se tu vai a Napoli, ti metti in tra rigore, non ti porti niente di duro. Stefan, io ti ringrazio vivamente, sono state delle chiacchiere bellissime, ti ringrazio ancora e ovviamente saluto tutti quanti i nostri amici di Calcio Napoli 1926. Alla prossima, buona serata a tutti.